passo ti le orecchie veramente ma sono... Ma il camerino è piccolo. No, il camerino è piccolo, ma la tua voce è grande. Grazie. Anna, luna prima, con successo? Sembra. Raccontaci la tua norma, che è stato comunque, è un ruolo complesso, molto complesso, che tu avevi cantato, se non erro, a Buenos Aires. Prima di Buenos Aires, Bilbao. A Bilbao. Ho debuttato a Bilbao. E raccontaci invece qui alla San Carlo. Niente, è un ruolone già di per sé. Poi cantarlo qui a San Carlo, nella mia città natale, c'era una particolare emozione. Quindi magari ci ho messo un attimo a rodare, però spero di aver donato la mia norma come la sento io, come la vedo io. Senti, la norma per la tua vocalità, un ruolo, come dicevamo, complesso per una vocalità forse leggermente differente dalla tua, ma tu sei riuscita e riesci a farla molto bene. Raccontaci, sì, diciamo, il lavoro dietro le quinte. Sì, diciamo che io dalla mia ho le agilità verdiane, che somigliano molto a quelle belliniane, e che quindi di certo con le verdiani sono un po' agilità di forza, come dice lui, Bellini c'è il bel canto, però mi hanno aiutato molto per questa prima parte molto belcantistica, e anche soprattutto i duetti con Adalgisa, ci sono queste agilità, e quindi ho dovuto calibrare la mia voce per questo ruolo, ecco, quindi c'è tutto un lavoro dietro. Sì, bello grosso. Le regie, spesso molto discusse, anche questa un pochettino, sì. Tu come commenti? È stata un po' discussa questa, però a me non disturba, è bello vedere questa doppia donna, sì. Questa doppia sì. Vita, no? Dell'attrice, certo. Norma, la sacerdotessa, e invece Norma nella vita, e quindi con due figli, con un amante, un marito, Pollione. Ed è molto attuale, diciamo, assolutamente. Sono storie ancora oggi che succedono, una donna tradita, la tua migliore amica che ti tradisce, quindi storie che sono proprio di tutti i giorni, riprendendo una vecchia canzone di Riccardo Fogli, sono proprio storie effettivamente, e l'opera spesso ha tematiche molto attuali, anche sì, se scritta esatto. Secoli addietro, però le tematiche sono attuali. Che cosa ti aspetti da queste prossime recite qui a San Carlo? Di migliorarmi sempre di più, di dare sempre qualcosina in più, di provarmi anche, a provare la mia voce, perché è una sfida, Norma è veramente una sfida, riuscire sì. A arrivare alla fine, sane e salve, è un'impresa, è un'impresa. Soprattutto per le voci come le mie, ovviamente sì. Le voci più leggere sono facilitate, certo. Ma io ce la metto tutta, insomma. Prossimi appuntamenti vi aspetto a Valencia per un altro ballo in maschera che ho appena fatto a Barcellona, ne farò un altro a Valencia, poi sarò a Tirana per il mio debutto della Madama Butterfly, e poi a Vienna con il mio amato Nabucco, la mia Abigail, e poi sarò a Zurigo per Turandot, e quest'estate in Italia finalmente sia all'Arena di Verona che a Torre del Lago. Fantastico, direi fantastico. Invece l'estate scorsa appuntamento molto importante ad Atene per omaggiare Maria Callas. Sì. Essere paragonati a Maria Callas? Che effetto ti ha fatto? Un po' forse esagerato. Io diciamo che per questi due ruoli, sia Medea che Norma, mi sono molto ispirata sì. A lei. Ma per l'interpretazione, perché certo. La voce non si può imitare. Nessuno può imitare la voce di Maria Callas, ma sicuramente le intenzioni. Quello che lei sentiva, l'interpretazione, io ho cercato di rubare perché mi piace come lo fa lei, certo. Non c'è niente da dire. Qualcuno si arrabbia che io amo la Callas, ma preciso, in questi due ruoli la Callas è icona, cioè veramente un grande esempio. Io assolutamente. Sono d'accordo, l'ho preso come esempio. E giustamente hai fatto bene e poi fai il tuo il ruolo. Cioè, io esatto, con la mia voce. Con la tua voce e con la... E col tuo Anna Pirozzi. Esatto. Io essere mamma, donna. Ecco, tutto un 3 minuti sull'essere mamma, donna, moglie e stella nel mondo della lirica, che ormai sei acclamata in tutto il mondo, desiderata dai teatri più importanti. Come concili tutto? Sei Wonder Woman? Tutti mi dicono sei Wonder Woman, Super Anna mi chiamano, ma... Per
fortuna ho un grande marito, una grande squadra che mi aiuta, e quindi io anche faccio più sacrifici nel, appena ho 2 giorni di tornare a casa oppure di farmi raggiungere dalla mia famiglia. Si può fare, una cosa che si può fare. Lo auguro a tutte le donne cantanti di fare figli e di conciliare carriera e famiglia. Certo, ci sono più sacrifici, ma si può fare. Grazie ad Anna Pirozzi. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao a tutti, grazie a presto. Ciao.